Ciao a tutti amici Tecno Android, è appena arrivata GoPro Hero 6, quindi stiamo parlando dell'ultima action cam di GoPro. Ci è arrivata proprio questa mattina, giornata intensissima, come avrebbe detto Manzoni, questo video non sa da fare, però lo stiamo facendo. È stato, come già detto, da quando mi sono trasferito qui a Milano, queste 3 settimane veramente piene di lavoro, studio. Tanto è caduta la busta della spesa, come vedete è caduta perché sì, sto andando a fare spesa e mi avete scoperto. Quindi dicevo, è stato veramente intenso il lavoro da quando sono qui a Milano, però non potevo non fare questo video perché la GoPro mi è arrivata ora, non ho avuto nemmeno il tempo di comprendere bene quali sono le specifiche e tutto. So più o meno quella che la distingue dal vecchio modello, però la giornata oggi è troppo bella qui a Milano per non poter fare una prova video di questa GoPro. Sto registrando in 4K a 60 fotogrammi per secondo, la batteria è quasi scarica, tant'è vero che è di circa il 7%. Ho notato questa cosa che si scarica molto velocemente, in 2-3 minuti, adesso mi sta segnalando proprio che la batteria è scarica, in 2-3 minuti è scesa del 3-4%, quindi secondo me è difficile arrivare all'ora, ora e mezza di utilizzo. Comunque vediamo fino a quando regge. Ricordiamo, batteria da 1220 mAh uguale al vecchio modello, quindi la GoPro Hero del numero 5. Quindi cosa cambia rispetto al vecchio modello? Il prezzo, naturalmente, circa 200 euro di listino, ma online adesso è già sceso, forse perché, come vi abbiamo fatto vedere sul nostro sito, le vendite sono un po' calate e quindi non si è raggiunte le attese, più che altro. Quindi il prezzo è più basso rispetto al passato, 533 euro la troviamo già su Amazon. A proposito, sul nostro canale Telegram vi abbiamo notificato questa offerta. Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché ci sono veramente tantissime offerte che possono fare al caso vostro. 405 euro invece per il modello precedente. Adesso io mi giro, ero arrivato da questo lato solo per farvi vedere il controluce. Perché ho scelto questa giornata? Perché è una giornata particolarmente ventosa. Sia il GoPro Hero 5 che la GoPro Hero 6 hanno 3 microfoni che permettono la riduzione del rumore legato al tempo. Sinceramente ancora non so qual è l'effetto finale. In fase poi di caricamento su YouTube scoprirò qual è l'audio di questa GoPro Hero 6. Ma torniamo alle differenze con la GoPro Hero 5. Essenzialmente tutto il comparto fotocamera in linea generale. Il sensore è sempre da 12 megapixel, ma forse sarà migliorato il processore, perché troviamo una frequenza, quindi un frame per secondo, gli FPS, proprio raddoppiata. Si è passata dalla registrazione in 4K a 60 fotogrammi per secondo, mamma mia che folata di vento, alla registrazione in 4K a 60 fotogrammi per secondo, quindi da 30 fps a 60 fps. Stesso dicasi per la registrazione in 2,7K, quindi leggermente superiore al Quad HD, e alla registrazione in Full HD invece, che è di addirittura è passata da 120 a 240 fotogrammi per secondo. Bene, io credo che sostanzialmente per questa videoprova iniziale sia tutto. Spero vi possa aver dato un'idea di come registra i video questa videocamera. Ripeto, registrato in 4K a 60 fotogrammi per secondo. L'ultima cosa, non è presente la stabilizzazione ottica su questa su questi fotogrammi per secondo, quindi su 60 fotogrammi per secondo 4K. Negli altri casi invece è presente. Comunque, nelle prossime settimane arriverà naturalmente la nostra video recensione sul nostro canale YouTube. Continuate a seguirci magari anche sul nostro canale Instagram per poter vedere video o altri approfondimenti relativi a questa GoPro Hero 6. Un saluto a tutti.